Ok, allora facciamo questo ulteriore passaggino, no? Di vedere come integrare la tecnica degli prepare statement all'interno della nostra applicazione, ma come dicevo è abbastanza diretta la cosa, non è molto complessa, anzi si semplifica. Adesso, nel caso, noi abbiamo due metodi DAO, no? Che avevamo creato con cui giocare, in cui giocare di fantasia pensando che fossero più complicati di quanto in realtà non siano. Uno è il fill-list utente, nel quale in realtà la query è costante, è sempre la stessa. Quindi non ha senso fare questa operazione, a meno che questa query non scopriamo che è molto pesante e diciamo, l'analisi della query fa perdere molto tempo, ma non è questo il caso, nel senso che la query è talmente banale che verrà analizzata in poco tempo. Al massimo può essere una query stupida, perché tira fuori tutti i dati di tutte le righe di una tabella, e è meglio non farlo, se possibilmente, per evitare di far lavorare troppo il database. Ma questo non è un problema di preparare o non preparare lo statement prima, perché l'ottimizzazione, diciamo, il parsing e l'ottimizzazione della query è banale. Poi l'esecuzione che porta via tempo, perché questa query deve generare tanti dati. Ma qui di fatto non c'è nulla da fare. L'unica cosa, ricordiamo solamente questo metodo qua, ricordandoci che avevamo avuto dei problemi con le date, e nella fase di lettura non c'era nessun problema, perché avevamo proprio il metodo getDate che prendeva la data così come il database me la forniva nel suo formato e mi riempiva direttamente un oggetto Java di tipo date. Quindi questa conversione da stringa a data me le faceva il metodo getDate, che è un metodo del driver JDBC. Adesso vediamo se che col prepare statement la stessa cosa ce l'avremo anche in scrittura. Allora, questa stringa con l'istruzione, quindi stiamo inserendo un nuovo utente, chiamiamolo SQL template, uguale. E scriviamo la query, adesso ce l'avevamo già, ma è come se la scrivessimo da zero, insert int utente nome, data, età, prezzo, più values, e poi abbiamo nome, email, età, data, prezzo. Punto e virgola. Quindi abbiamo definito un template di query in maniera di query, sì, in maniera molto semplice. E indicato con un punto interrogativo tutti i punti, tutti i parametri che poi dovranno essere sostituiti da un valore opportuno. Nell'indicare punti interrogativi non si usa alcuna sintassi delimitatoria dell'SQL, quindi non ci sono apici o doppi apici o altro, no? Perché quello viene fatto in automatico dal driver JDBC. Non siamo obbligati a avere punti interrogativi a tappeto così, no? Nel senso che se volessimo, ad esempio, che la data fosse calcolata dal database, potremmo benissimo mettere un now qui. Punti interrogativi sta a noi decidere dove metterli. C'è un vincolo però che i punti interrogativi, quindi i parametri, possono essere solamente presenti dove la sintassi SQL permetterebbe l'utilizzo di una costante. Per dirne una, non posso mettere un punto interrogativo qui. Non posso decidere dinamicamente il nome di una colonna. Il nome di una colonna non può essere un parametro. Il nome di una tabella non può essere un parametro. Quindi, ad esempio, se dovessi fare un order by crescente o decrescente, fa order by nome ASC ascending per il crescente, oppure order by nome descending desk. E questa stringa hash oppure desk, ascending o descending, non può essere un parametro, sostituita da un parametro.
perché è una parola chiave del linguaggio. Quindi non, il punto interrogativo non può sostituire parole chiave del linguaggio, non può sostituire nomi di colonne o di tabelle, non può sostituire operatori, no? Ad esempio, sarebbe bello avere una query che fa A maggiore di 0 oppure A minore di 0, dove A è una colonna e 0 è una costante, ad esempio. Però questo simbolo maggiore o minore non può essere parametrizzato, perché è un token, è una parola chiave, anche se è un simbolo del linguaggio. Quindi, la struttura della query deve essere già nota fino in fondo. Quello che può non ancora essere noto sono i valori numerici specifici, numerici o stringhe, specifici che ci metteremo dentro. E questo è proprio per permettere al database di pre-ottimizzare la query il più possibile, perché sa già esattamente che operazioni dovranno fare. L'unica cosa che non sa è qual è il valore dei campi. Però sa se è maggiore, se l'ordinamento deve essere crescente o decrescente, sa esattamente quali colonne dovrà guardare, quali potrà ignorare e così via. E quindi potrà già andare a vedere se su queste colonne ci sono definiti degli indici che possono ottimizzare l'esecuzione di questa query nello specifico. Quindi non è un'operazione di cattiveria che hanno fatto quelli del JDBC, gli dici ma i punti interrogativi li metti solamente sulle costanti ma non sui nomi delle tabelle o delle colonne, ma è proprio per permettere la pre-ottimizzazione della query. Altrimenti sarebbe stata un'operazione più che altro di templating a livello di stringhe. Prendo una stringa e ti do un modo comodo per sostituirne dei pezzi, ma non avrei avuto il vantaggio delle prestazioni del database. Ok, basta difendere i progettisti di questo, e abbiamo a questo punto la possibilità di definire un prepare statement passandogli il template di stringa. Ovviamente anche il prepare statement deve essere pescato da java.sql e quindi buttiamo via le cose vecchie. Prepare statement, quindi in questo caso non ho un execute statement ma ho un prepare statement. Dopodiché devo settare i valori, quindi ho definito il template, preparato lo statement, adesso questo statement è pronto per ricevere i valori. Fase 1 template, fase 2 valori, fase 3 esecuzione. Siamo a fase 2 valori. A questo punto nel prepare statement dovrò settare i vari campi. Il primo campo, scusate non è set, basta, è set, tipo di dato. Il primo campo è il nome, quindi una stringa. E qual è questa stringa? U.getNome. Poi, secondo punto interrogativo corrisponde all'email, che è a sua volta una stringa. PrepareStatement.setString, secondo parametro U.getEmail. Terzo parametro, l'età, che è un intero. PrepareStatement.setInt, del terzo parametro, con U.getEtà. Vedete che passo oggetti, non faccio più concatenazione di stringhe. PrepareStatement, il quarto parametro è la data, setDate. Quarto parametro, U.getDate. Get data. Cosa vuole questo? Allora, questo qua è uno dei tipici messaggi in Java che ti fanno venire voglia di mandare tutto all'aria. Dice il metodo setDateIntDate, quindi prepareStatement ha un metodo che si chiama setDate che riceve un int e un date. Non è applicabile questo metodo perché i tuoi argomenti sono int e date.
Dici, ma scusami, hai detto che quel metodo accetta un int e un date e mi stai dicendo che non lo vuoi chiamare perché io ti ho passato un int e un date. Andiamo a vedere meglio. Sì. Set date int parameter index date x. La fregatura è che questo x, la data, è di tipo java.sql.date. Mentre invece il nostro bin contiene un oggetto di tipo java.util.date. Quindi, non facciamo finché no, dice guarda che mi hai passato un date e volevo un date. Purtroppo lui è un po' sbrigativo, dovrebbe dirmi mi hai passato un java.util.date e io volevo un java.sql.date. Vabbè, allora ti accontento, nel senso che l'oggetto java.sql.date si dovrebbe poter costruire a partire da un date normale. Costruttore, deve avere anno, long date. Ok. Ok. E poi, dove siamo? Perso la pagina. Quindi io potrei creare un nuovo oggetto a cui passo, quindi il costruttore java.sql.date accetta, ad esempio, tre argomenti che sono anno, mese e giorno, oppure un numero long che sia un numero di millisecondi a partire dal 1970, eccetera, eccetera. Allora, usiamo questa, questo costruttore qua, che tra l'altro è l'unico che non è deprecato. Questa sbarra qua vuol dire che questo costruttore c'era nelle versioni precedenti di Java, ma stiamo cercando di non farlo usare. E dobbiamo semplicemente prendere, capire qual è il metodo di getData che mi dà getTime, mi dà il numero di millisecondi dal 1 gennaio 1970. Quindi è un giro un po' antipatico. Sì, dimmi. Quando mi è scritto nel database, no, non ho capito. No, non abbiamo più nessun problema di formato, perché noi passiamo a setDate un oggetto java.sql.date. Ok? E quindi ci pensa lui a scrivere la data nel formato ISO anno-mese-giorno. Vedi che qua l'anno, il mese e il giorno non li usiamo mai. Semplicemente passiamo attraverso una rappresentazione del tempo che è nata. Di fatto questo metodo di calcolare il tempo è nato col sistema operativo Unix, no? Che hanno detto, come memorizziamo il tempo? Come intero, millisecondi dal 1 gennaio 1970, no? Che poi creerà dei problemi tra 20 anni, perché questi numeri qua andranno poi su, esauriranno l'intervallo di 32 bit circa nel 2030, qualcosa di questo genere, però per ora non ce ne occupiamo ancora, per allora probabilmente si passerà a 64 bit. Le scelte potevano essere di usare nel bin il tipo di dato java.sql.date, nel nostro bin, oppure fare questi giochi qua di conversione ogni volta. Ma sono comunque sempre conversioni di oggetti. Prendo la data, estraggo i millisecondi, dai millisecondi creo una nuova data in una libreria diversa. Non passo mai da string.
Ok? Prepare statement set l'ultimo campo è invece un float, un double, 5, u.get prezzo. Adesso che ho settato i parametri posso eseguire lo statement. Questo qui è un insert, quindi semplicemente execute, update. Vedete che il prepare statement volendo può anche eseguire una stringa normalissima, c'è il metodo executeUpdate che riceve una stringa come parametro. Ma a noi quello che ti interessa è il metodo specifico di prepare statement, che è una sottoclasse di statement, che non riceve invece nessun parametro, perché deve già saper tutto, deve semplicemente eseguirlo. E fatto questo chiudo la connessione, chiudo lo statement e poi posso restituire la connessione al pool. Connection.close. Allora, fatto questo possiamo buttare via queste vecchie stringhe, questo to do lo togliamo perché l'abbiamo fatto, e questo, diciamo così, è l'interezza del nostro metodo. Separa la sintassi SQL. Se domani avessimo un database diverso, richiede una sintassi leggermente diversa, basta modificare quel pezzo lì. Rispetto invece al caricamento dei dati che viene fatto sotto, qualche piccola acrobazia con i dati c'è da fare, ma molto meno che se l'avessimo dovuto fare come stringa. E poi rispetto all'esecuzione vera e propria del comando. Adesso proviamo a vedere se funziona tutto, ma dovrebbe. E poi torniamo qua per farci un paio di domande su ciò che abbiamo scritto. Allora, salviamo questo, lui ricarica tutto perché è bravo. Dopodiché torniamo, avevamo una finestra, due elenco prenotazioni, no, di dov'è la finestra del browser, questa qua. Avevamo l'elenco utenti prenotati, sappiamo che nella visualizzazione dell'elenco non abbiamo modificato nulla, proviamo invece a inserire un nuovo utente nuovo con prepared, email prepared statement JDBC e età 1. Prenotazione effettuata con successo, se andiamo a vedere, se torniamo a vedere l'elenco degli utenti, lo vediamo, quindi sta funzionando come prima. Se andiamo a vedere, tra l'altro la cosa è che qui mi fa vedere la data in formato Java, no? Perché questo è il date to string che me la visualizza. Posso andare a vedere il mio database, che mi fa vedere questo nuovo, la data in formato SQL, anno, trattino mese, trattino giorno. Poi i millisecondi erano 0 perché quando ho creato l'oggetto date non glielo ho passati, quindi sono rimasti a 0. Quindi, tutte le conversioni, questo era un intero, questo era un float, sono state fatte, diciamo così, direttamente dal driver JDBC. L'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione, ovviamente, è rispettare i tipi di dato Java corretti. Ok, quindi di nuovo lo useremo come metodo di lavoro generale, no, perché non ci vedo controindicazioni mai, no, rispetto, cioè non vedo quasi mai un motivo di dire quando è che devo usare uno statement normale o un prepare statement. Mi viene da dire sempre prepare statement, tranne i rarissimi casi in cui effettivamente lo statement sia proprio fisso, è semplice, è veloce, allora non vale la pena, però è raro, eh? Quasi sempre le query che facciamo nel database, facciamo una query perché ci sono dei parametri da passare. Sì, prego.
Perché date dell'SQL ha solo la data e non ha invece, se no ci sarebbe un tipo, e allora dovrei forse usare set date time, adesso dobbiamo, sì, no, ma guarda, se riesco a far venire fuori, dove siamo? Punto. Ok. Allora, questi qua. Prepare statement. Allora, andiamo a prendere il javadoc di prepare statement. Qui ci sono tutti i metodi setter. No, quindi poi si può andare a prendere quello che vogliamo, il set date che abbiamo usato noi. Ce ne sono diversi tipi, noi abbiamo usato questo. Poi c'era quell'altro invece che in realtà poteva prendere già direttamente java.sql.date a patto di passargli un calendario nel quale localizzare la data, quindi per noi il calendario gregoriano, che è quello. Dopodiché dovrebbe esserci un time date da qualche parte. C'è un set time, se avessi voluto conservare i secondi avrei dovuto passargli un set time e non un set date. Perché lui prende un java.sql.time, esatto, e si porta dietro anche. In realtà poi c'è, vi passo poi il link. C'è tutta una tabella di corrispondenza non banale di come i vari database usano in modo non sempre standard le varie date, i vari formati date, time. In SQL sono previsti il tipo di dato date, time, tutto attaccato, e timestamp. Sono quattro tipi di dati diversi, però i vari database li interpretano in modo leggermente diverso, quindi MySQL fa alcune cose, altri database ne fanno altre. I driver di ADBC stanno in mezzo. C'era una pagina web dove c'era un signore che si è messo a registrare tutte queste differenze. Vi cerco il link tra un attimo, ve lo metto a disposizione perché è utile per queste cose. Come regola generale, io odio le date. Ok. Dicevamo, funziona, è più leggibile, ha tutti i vantaggi che ci eravamo elencati prima. La domanda che mi viene, no, che salta spontanea è: ma non c'è un modo ancora migliore? Nel senso che tutto sommato io ho nome, get nome, email, get email, età, get età. No, devo fare attenzione ad avere i nomi corrispondenti tra i nomi delle tabelle, i nomi dei campi del Bing in questo caso, oltre questi 1, 2, 3, 4, 5, no? In questo caso lo sto facendo a mano, no? Sto facendo attenzione io ad avere dei nomi nei campi delle tabelle, dei nomi nei setter, che poi corrisponderanno anche ai campi del Bing, che poi corrisponderanno anche ai campi del form, eccetera. Tutta responsabilità mia, anche convenienza mia, se li ho uguali è più facile. Però quando sono uguali, verrebbe quasi da dire che perché non se lo fa lui da solo? No? In realtà ci sono dei framework, delle librerie che fanno proprio questo lavoro, in cui io dichiaro quelle che sono le strutture delle tabelle a cui voglio accedere in lettura e in scrittura e creano automaticamente dei metodi, no, per poter accedere. Adesso non so se noi avremo tempo
vedere qualche esempio di qual è il livello successivo rispetto a questo. Cioè, framework che sono in grado di generare automaticamente le classi per fare le query più semplici attraverso semplicemente dei parametri di configurazione in cui dico quali sono le tabelle, quali sono le colonne, quali sono i metodi che voglio. Se non avremo tempo di trattarlo, se qualcuno è curioso, si tenga solamente a mente due sigle e poi se le va a ricercare. Una è JPA, Java Persistence Application, che è lo standard Java per fare queste cose, e l'altro è Hibernate, che è una libreria open source per farlo, per implementare. Implementa, tra l'altro in realtà l'Hibernate è stato sviluppato prima che i comitati Java standardizzassero il JPA. Questo standard e questa implementazione, poi ce ne sono altre implementazioni, ma l'Hibernate è la più famosa, usano il concetto che noi un pochino stiamo adottando, ma in modo artigianale, detto di ORM, cioè Object Relational Mapping. Cioè facciamo un mapping di dati relazionali nel mondo oggetti. Ci stiamo costruendo degli oggetti i cui campi siano gli stessi delle colonne delle tabelle del database e i cui metodi, aggiungi, cancella, cerca, siano gli stessi delle operazioni che puoi fare sui dati del database. Quindi ci stiamo portando a un livello diverso, più astratto, oggetti, quello che in realtà è un modello relazionale, che va bene per fare operazioni semplici su dati singoli, no? Per fare invece la query complicata col doppio join annidato, no, non c'è santo, non puoi mapparlo sul mondo oggetti, devi farti la query, punto e basta, ma è una su 100 probabilmente nel mio sito. Nella maggior parte invece sono vai a prendere il dato, aggiorna il campo, aggiungi un nuovo dato, eccetera, eccetera. E quindi queste parti, diciamo così, più semplici possono essere facilmente automatizzate con questi framework in più, che significa aggiungere un livello tra il DAO e JDBC. In mezzo si mette l'ORM. Quindi ogni volta che vediamo delle opportunità di fare le cose meglio, in modo più disaccoppiato, in modo più standard, vuol dire che stiamo, va bene, ci dobbiamo studiare nuove tecnologie, complichiamo la nostra architettura, avremo dei vantaggi che ovviamente si ripagheranno sul lungo termine, non sicuramente sul breve termine. Ok? Va bene. Allora io qua sospendo questo tema. Non c'è qua, vero? Quella no. Dicevo, sospendo questo tema e dedico magari qualche minuto a introdurre il prossimo macro argomento del corso. Dicevo, adesso lasciamo un po' sedimentare queste cose e in laboratorio andate avanti col DAO, poi la settimana prossima è una settimana un po' monca, no, in cui ci sono le esercitazioni di laboratorio, ma di lezione abbiamo solamente il venerdì prossimo, e quindi di fatto con la programmazione abbiamo una pausa di una settimana e mezza. Io comincio ad andare avanti con altri argomenti, mentre voi a questo punto potete sfruttare le esercitazioni per mettervi in pari e completare gli esercizi. Da novembre, essenzialmente, dopo i ponti vari, dopo le feste, cominceremo invece a riprendere in mano la programmazione pensando al progetto di un'applicazione. Finora abbiamo fatto un processo bottom-up, studiamoci le tecnologie e vediamo cosa fare, due o tre paginette semplici. Dopo ci daremo un metodo di progettazione che parte dai requisiti e poi arrivi a quei diagrammi che abbiamo fatto nella lavagna in modo intuitivo, ma ci arrivi come fine di un processo di progettazione, e proveremo ad applicarlo a un sito di esempio che poi porteremo avanti durante il corso. Ok, quindi cercheremo, adesso abbiamo delle tecnologie, abbiamo cominciato un pochino a padroneggiarle, sapendo qual è il punto d'arrivo, ripartiamo da un processo più organico, no, di progettazione, questo più avanti, quindi tra due settimane. Dove è andato a finire? Vabbè, lo prendo dal sito che faccio prima. Sì. Ma guarda che ci sono delle iscrizioni per
Adesso infatti stiamo arrivando, abbiamo avuto dalla segreteria studenti ieri sera l'elenco che loro chiamano definitivo, ma probabilmente non sanno ancora del tutto, dei studenti. Le aule di dicembre ci sono già. Ma quelli di marzo. Com'è? Ormai le lauree di dicembre ci sono. C'è ancora gente che ha fatto l'anticipo e si laureerà a dicembre? No, marzo non. Potrei sostenere l'esame del primo semestre anche a laurea. No, allora. No. Solo dicembre. Allora, quelli non li abbiamo. Però vabbè. Però appunto, a questo punto chiuderemo l'elenco, vi pubblichiamo, prendiamo le varie informazioni, le mettiamo a fianco all'elenco ufficiale della segreteria e lo pubblichiamo così potete anche controllarlo. A quel punto. Sì, perché a questo punto abbiamo i numeri. Dicevamo. Allora, cominciamo ad affrontare questo argomento che poi ci terrà compagnia per un po' di volte, di cui proveremo a vedere sia gli aspetti metodologici che poi quelli tecnologici, che è quello di andare a riprendere la parola chiave integrazione. Siamo partiti dal piccolo, siamo partiti da piccoli esempietti di sistemi operativi, informativi. Che lavoravano da soli, cioè il mio sistema operativo informativo ha il mio database, ha la mia applicazione web, mi faccio le mie classi, mi faccio le mie pagine web, non rompetemi le scatole. Il problema è che quando ragiono su sistemi più ampi, posso essere così fortunato da costruire, da dover costruire o gestire un sistema anche molto grande, ma completamente sotto il mio controllo, oppure nella maggior parte dei casi invece dovrò integrare il mio sistema con altri sistemi della stessa azienda, di altre aziende, interni, esterni, vecchi, nuovi, moderni, antichi, fatti bene, fatti male, e mettete tutti gli aggettivi contrastanti che potete immaginare. E quindi risolve dei problemi che sono problemi di integrazione. L'integrazione dei sistemi è il processo di collegare insieme diversi sistemi di lavorazione e applicazioni software, dal punto di vista fisico, e non interessa tanto, oppure funzionale, questo è quello che ci interessa, in modo che agiscono come un insieme coordinato, come un tutt'uno coordinato. Cioè, quando io vado sul sito della banca e faccio un bonifico, io sto parlando con un front-end web di un'applicazione web della mia banca, che poi questo si deve integrare sicuramente con un'altra macchina, con un altro server, che è quello su cui avvengono le operatività, il quale poi si interfaccia con l'altro server dell'altra banca in cui arrivano i soldi usando i protocolli che sono ormai vecchi di 20 o 30 anni, a me non deve interessare. A me quello che conta è che si comporti come fosse un tutt'uno. Ma poi necessariamente lui deve integrare, collegare insieme diversi sistemi di lavorazione. Questi diversi sistemi che si parlano tra di loro si può poi declinare in modi diversi, in livelli diversi, no? Io poi ho preso un po' lo spunto da questo articolo che ormai è del 2000, ma diciamo, i concetti generali ci sono ancora, nel senso che poi quegli anni lì è cominciato ad emergere con la forte capacità di calcolo dei sistemi, diciamo così, più a basso costo, che facevano sì che l'elaborazione potesse essere distribuita su macchine diverse e non tutto caricato sullo stesso mainframe. Il problema di integrazione ha cominciato a nascere in maniera più forte. Questa figura qui è una figura dal punto di vista organizzativo, no? Che parla di due unità organizzative diverse, possiamo immaginarsi le due unità interne alla stessa azienda oppure due unità di due aziende diverse, no? Non cambia molto, che sono disegnate ciascuna col suo bel bordo e col suo bel sfondo colorato, per dire guarda che io sono a casa mia e tu sei a casa tua. Io sono il bilancio e tu sei il marketing. Io sono la produzione
e tu sei il personale. Tutte unità organizzative, in questo caso ho fatto gli esempi che possono essere nella stessa azienda, che ciascuna si può dotare di propri sistemi. E sistemi che sono architettati su più livelli, sono organizzati su più livelli, quindi ciascuno avrà una sua architettura tecnologica, che server ho, che sistemi operativi ho, che linguaggi uso, ho un'architettura applicativa, che tipo di applicazioni costruisco, che cosa fanno, no? Come sono strutturate, come sono modulari, quali sono le funzioni che implementano, quali sono i livelli di sicurezza che offrono, e via discorrendo. E poi un'architettura a livello di business, cioè quali sono i processi aziendali che vengono gestiti da queste applicazioni. Le applicazioni fanno delle funzioni, ma poi queste funzioni servono per gestire dei processi. Quindi ci vuole l'omino, l'utente, oppure diciamo così, l'interfacciamento con qualche, non so, parlavo del personale, ci saranno dei processi che prendono il dato dalla bollatrice, quindi sono scatenati da un'azione fisica che avviene sul campo e innescano dei processi che è quello della contabilizzazione delle ore, o del calcolo delle ferie, o dei buoni mensa, o cose, quello che volete, che poi a loro volta usano delle funzionalità che sono proprio del livello applicativo. Ecco, noi tutto questo stiamo imparando. In realtà, come dicevo, per ora stiamo imparando dal basso, poi impareremo anche a vederlo dall'alto per avere una vista d'insieme. Stiamo imparando a costruirlo nel caso di un singolo sistema informativo. No? Ma cosa succede quando questi sistemi informativi sono diversi? Bah, niente. Quando sono diversi si devono parlare, e allora cosa può succedere? Beh, qui definisce essenzialmente, queste tre slide sono di definizione, il livello di business definisce la struttura organizzativa e i flussi, perché legati alle regole di business, alle regole di logica operativa dei processi. Quindi il livello di business parla di processi. Processi che sono i processi aziendali che sono gestiti totalmente o in parte dal sistema informativo. E qui lavorano gli utenti. Il livello applicativo rappresenta l'implementazione dei concetti di business in termini di applicazioni a livello enterprise, vabbè, a livello tecnologico, come dicevamo, è l'infrastruttura, quindi tipicamente l'hardware, i sistemi operativi e cose di questo genere. Allora, noi possiamo parlare di integrazione o possiamo richiedere integrazione a uno qualsiasi di questi livelli e ovviamente i discorsi saranno diversi. No? La più semplice potrebbe essere eventualmente l'integrazione a livello di tecnologia. Cioè io ho i miei server, tu hai i tuoi, mettiamoci d'accordo, compriamo uno più grosso e condividiamo la stessa sala server, la stessa alimentazione ridondata, la stessa aria condizionata, gli stessi sistemi di backup, eccetera, eccetera. Poi facciamo girare sopra delle macchine virtuali e ciascuno continua ad avere i propri sistemi. Quindi questa è un'integrazione fisica relativamente facile perché prescinde, perché tutto sommato la tecnologia è standardizzata, no? Abbastanza standardizzata. Integrarsi a livelli diversi è più complicato. Vabbè, è facile dire che le unità organizzative hanno bisogno di cooperare, ma non è un principio astratto, ah, dobbiamo cooperare, allora arriva il nuovo manager che lancia questo messaggio di cooperazione. No, è semplicemente un bisogno pratico. Che ne so, il bilancio ha bisogno, per fare i conti delle paghe, ha bisogno di sapere i dati che sono gestiti dal personale. Chi c'è, quanti scatti ha, quante ferie ha fatto, eccetera. Sono scambi di informazione necessari, altrimenti non vai avanti. Se il marketing non dice la produzione quanti pezzi ha venduto, fatemi capire. E questa cooperazione spesso deve avvenire ai vari livelli, cose semplici del tipo io ho bisogno di un dato che hai tu, allora può essere una cooperazione a livello applicativo, facendo riferimento alla figura precedente. Cioè ho bisogno di accedere a un dato che la tua applicazione gestisce. Oppure, a volte, la cosa più complicata, io ho bisogno di attivare un processo che tu stai gestendo, o di essere informato quando quel tuo processo arriva in un certo stadio, perché ho bisogno di far partire i miei processi in risposta ai tuoi, quindi un'integrazione a livello poi di processi di business che si interscambiano informazioni. Comunque la vogliamo vedere, la cooperazione non è mai automatica, non viene mai gratis.
soprattutto quando i due livelli che devono cooperare hanno storie diverse, quindi hanno modalità realizzative, approcci, standard, metodi diversi, per ragioni tante volte storiche, alcune volte di mercato, alcune volte di tipologia di prodotto, no? E quindi esiste, se vogliamo, la disciplina dell'integrazione che prova ad occuparsi, con tante difficoltà, dei vari livelli a cui possiamo, no, prevedere e gestire una collaborazione tra queste unità organizzative. Quindi, diciamo, partendo dal basso, l'integrazione orizzontale, no, per il supporto dei processi di business, partendo dal basso, abbiamo le soluzioni tecnologiche, no, qui parla di integrazione dei middleware, avere degli strati intermedi di elaborazione su cui poi, diciamo che, su cui poi poter, diciamo, far girare le singole applicazioni, i singoli programmi. Uno di questi temi che va per la maggiore a questo livello oggi è proprio quello della virtualizzazione delle macchine. Io compro un certo numero di macchine fisiche sopra le quali faccio girare un numero arbitrario quasi di macchine virtuali, e questo risolve una serie di problemi, no, enorme dal punto di vista proprio della gestione e dei costi di gestione dei data center. Ovviamente è necessario in qualche modo che le varie architetture tecnologiche di partenza siano, non dico uguali, non dico neanche compatibili, ma sufficientemente duttili da potersi, no, adattare a un contesto di esecuzione che a questo punto è condiviso, non è più esclusivo. Poi c'è il problema della integrazione a livello di applicazione, che quindi nasce la disciplina che è EAI, è una sigla che si sente abbastanza, EAI, Enterprise Application Integration, quindi le tecnologie per integrare tra di loro le applicazioni aziendali. Banalizzando, riprendendo l'esempio che ho fatto prima, io ho bisogno di un dato che in questo momento hai tu, come faccio a prenderlo? Che io venga a fare una query sul tuo database è escluso. Perché se tu mai chiedessi a me di darti la password del mio database per prendere un dato, ma piuttosto, no? Non c'è santo, assolutamente. Il mio database, cioè, non ci passo le notti per essere sicuro di non metterci dentro dati sbagliati, di non fare query errate, eccetera. Adesso un altro da un altro dipartimento viene a farmi le query. No, no. Però non posso neanche dirti il dato non te lo do, perché è mio, o me lo chiedi per telefono. Allora, dobbiamo avere dei metodi, no, dei meccanismi affinché due applicazioni diverse possano in qualche modo scambiarsi, chiamarsi reciprocamente dei metodi, se noi stiamo parlando con un linguaggio a oggetti. Io chiamo un metodo da te, poi questo metodo gli farà la query te la fai tu, te la gestisci tu, te la verifichi tu, ma alla fine poi mi dai il dato. Allora, le tecnologie per chiamare un metodo remotamente ci sono sempre state, da quando esistono le reti di calcolatori. Il problema è che non c'è nulla che, ad esempio, sto pensando al caso Java, c'è lo standard RMI, Remote Method Invocation, che è già lì dalla versione Java 1.0, che permette di chiamare un metodo su Java su una macchina virtuale diversa, che potrebbe anche essere su un computer diverso. Tutto stranoto. Il fatto è che non c'è nessuna garanzia, a parte che è un meccanismo abbastanza di basso livello, ma soprattutto non c'è nessuna garanzia sul fatto che l'altro dipartimento stia usando Java e non stia usando .NET e non stia usando C++ e non stia usando COBOL o non stia usando un sistema proprietario che non si sa neanche bene come sia stato fatto. Non stia usando un sistema di cui non ha più i sorgenti, per cui non riesce a modificare un metodo per renderlo chiamabile da remoto. I problemi sono infiniti nel mondo reale. Quindi la domanda che ci facciamo qua a livello di integrazione, a livello di applicazione, è: quali possono essere dei metodi che prescindono dalla conoscenza a priori dei due sorgenti applicativi e dalla volontà di modificarli reciprocamente per potersi venire incontro, perché quella potrebbe essere la soluzione. Ma se questa soluzione non è possibile, ci sono dei metodi più standard per permettere a due applicazioni di parlarsi? Ce ne sono alcuni, diciamo così, più solidi, più strutturati, come quelle delle architetture orientate ai servizi, di cui ci occuperemo noi, che è la soluzione, diciamo, tra virgolette, moderna, e poi ci sono dei metodi
più indiretti, soprattutto quando una delle due applicazioni non è tanto stata pensata o strutturata per collaborare con le altre, e in qualche modo ci si deve arrangiare, perché non si può dire no. Livello più alto, quello più complesso, che è quello che a questo punto significa modellare e gestire dei processi aziendali interorganizzativi, interunità organizzativa. C'è un processo che è trasversale a diverse unità, quindi non è più solamente ho un processo mio, una mia unità che ha bisogno di un'informazione che tu hai o ho bisogno di passarti un dato. Questo no, non interviene sul processo, interviene sul dato. Se invece ho dei processi che invece coinvolgono più unità, ho bisogno di continuare a gestire questi processi a livello alto. E qui i problemi sono più seri, ci sono soluzioni tecniche standard, sono molte di meno, proprio perché i problemi diventano veramente più specifici, più puntuali, no? E tra l'altro coinvolgono non poco poi l'organizzazione umana, no? Dell'azienda. Qui ci sono delle nuvolette che ci dicono quali sono gli strumenti che possiamo avere ai vari livelli, gli strumenti che potremmo avere a disposizione, alcuni dei quali, no, vedremo qualche flash e altri invece approfondiremo. Sui vari livelli, ad esempio avere strumenti che permettono di scambiare informazioni, dati, comandi, informazioni di stato, eccetera. Dati, informazioni del tipo, ok, io faccio un'estrazione dal tuo database, per dirne una, facendo un esempio del Politecnico, no? Quante volte vi collegate al portale della didattica e c'è scritto dati in aggiornamento, il portale in questo momento non si può usare? Cosa sta succedendo in quel momento? Che in realtà al Politecnico, i database degli studenti, ce ne sono almeno due, almeno due che io sappia, non so se ce ne sono altri in giro, ma forse due e mezzo, diciamo. Uno che è il database che accedete quando andate allo sportello, alla segreteria, oppure dei totem, oppure l'applicazione SID 2000, no? Quella finestra che viene fuori. Allora, quello va sul database vero degli studenti, su cui ci sono le vostre carriere, ci sono i vostri voti, ci sono tutti i vostri dati anagrafici, dati sensibili, di tutto, no? Allora, potete immaginare che quel database lì è critico, per cui le modalità di accesso sono abbastanza rigide, tutto sommato. Puoi farlo solo con quell'interfaccia lì, oppure solo dai totem, oppure, vabbè, gli operatori di segreteria lo possono fare. Però, ad esempio, anche se gli operatori di segreteria fanno qualche cosa, viene tutto tracciato, tutto scritto. Cioè, se lui vede, se c'è un segretario che dice, ma quello lì quanto ha preso del corso tra dei tali, e il fatto che lui veda il voto viene registrato dal sistema. Perché, no? Vabbè. Ha certe caratteristiche. Dopodiché c'è quello che noi chiamiamo volgarmente il portale della didattica, o più senso lato il portale della didattica, che è quello in cui vedete il materiale didattico, potete vedere il vostro carico didattico, i docenti, eccetera, eccetera, gli avvisi, le tesi, insomma tutte queste belle cose, le video lezioni, queste cosette qua, che è molto meno critico, perché in realtà i contenuti principali sono didattici. Informazioni sui corsi, il docente, ma tanto i docenti non è che hanno informazioni private, semplicemente mettono del materiale a disposizione, no? Non ha i dati sensibili, tipo la carriera dello studente, che devono essere protetti in lettura, nel senso che non sono, insomma, è garantito che nessuno li possa leggere senza il vostro consenso, e protetti in scrittura, nel senso che non potete svegliarvi al mattino e darvi un voto. Mentre invece l'altra parte è molto più tranquilla, ma ha bisogno di almeno un'informazione. I carichi didattici, chi sono gli studenti e quali studenti è iscritto a quale corso, perché altrimenti non sa quale pagine farvi vedere. Allora, questa è un'integrazione che avviene a livello più basso, nel senso che i due sistemi non si parlano, dinamicamente, in real time, non si parlano, di tanto in tanto c'è uno che schiaccia un bottone e avvia una procedura, la quale prende, fa una serie di query mostruosa sul database degli studenti, prende i dati, li riformata, li inserisce nel database del portale della didattica. Mai al contrario, i dati non viaggiano mai al contrario, proprio perché passano dall'ambiente più sicuro all'ambiente meno sicuro, no? Al contrario sarebbe un'assurdità, no? Sarebbe un rischio troppo forte. E questa procedura è una procedura batch, no? Che viene lanciata una volta ogni tanto, mentre gira i database del portale, non quello dello sportello, quello del totem continua a funzionare perché lui viene semplicemente letto.
l'altro invece in uno stato temporaneamente incoerente, per cui non puoi usarlo, è parzialmente caricato, e poi dopo riparte con dei dati nuovi. A livello applicativo non c'è integrazione, perché io sono obbligato a fermare una delle due applicazioni per poter fare il travaso di dati. Questa è una soluzione da noi abbastanza artigianale, però è una soluzione che in campo enterprise esiste. Esistono dei prodotti che ti aiutano a fare questi lavori, sono prodotti che spesso vanno sotto il nome di ETL, Extract, Transform and Load. Estrai i dati, trasformali, magari li metti in modo diverso, cancellali alcuni, unisci degli altri, load e caricali su altre tabelle. Ci sono degli strumenti commerciali che fanno questo di mestiere, a cui tu dici: guarda, io ho accesso a queste quattro basi dati, estrai i dati di queste tabelle con questi filtri, trasformali in questo modo e iniettali in queste nuove tabelle aggiornandoli. E questi sono strumenti che permettono di mantenere, tra virgolette, allineati database diversi di applicazioni che in realtà vivono ignorandosi l'un l'altra, solo che c'è un folletto che in qualche modo sincronizza i dati. E gli folletti sono le funzionalità di ETL, come dicevamo. Dicevo tra virgolette allineati, perché poi le regole di validazione, cioè tutto funziona bene quando i dati sono perfetti, puliti e completi. Se cominciano ad esserci dei buchi, cominciano a nascere i problemi. A livello applicativo invece si parla di creare workflow integrati di dati, vabbè, dati ce l'avevamo già, e servizi. Questa è la cosa, tra virgolette, nuova, no? La parolina servizi. Io offro un servizio integrato. Vado sul sito tal dei tali di commercio elettronico, a un certo punto devo fornire i dati della carta di credito. Allora, quella lì è un'integrazione tra due servizi, che tra l'altro sono di due aziende completamente diverse, anzi almeno tre le aziende, perché c'è il sito di commercio elettronico, la banca di appoggio e l'emittente della carta di credito. Poi ci sarebbe anche la banca di appoggio della tua carta di credito, ma non interviene in tempo reale. Che ti danno un'applicazione unica, che a un certo punto passi da uno all'altro. Poi dipende da come sono implementati i siti, alcune volte il passaggio al sito della carta di credito è esplicito, vedi proprio che si apre una finestra, un pop-up su un'altra, col logo della banca emittente, o in altri casi invece è dietro le quinte, per siti diciamo così più evoluti, più complessi, questa integrazione è dietro le quinte. Ma tu sai che sta avvenendo in tempo reale, perché ci sto validando i dati della tua carta di credito, e lo sai, o perlomeno lo speri, che il sito di commercio elettronico non li sappia, i dati della tua carta di credito, non li conosca, non possa lui decidere di validarli, prenderli, usarli, e fare così un po' degli acquisti a suo piacimento. No? Quindi sappiamo che ci sono diversi sistemi che offrono, in cui c'è un workflow unico per l'utente, ma questo workflow a un certo punto ha dei passaggi che coinvolgono sistemi informativi diversi, queste qua, che qui sono chiamate nella figura unità organizzative diverse. Allora qui nasce la domanda, a cui ci daremo per fortuna una risposta, di come faccio a attivare un servizio. Il servizio può essere: addebita questa carta di credito di questa quantità, di questo ammontare. Oppure verifica se c'è questa disponibilità di denaro. A fare in modo che un'applicazione web, diciamo web, ma più in generale un'applicazione, possa usare un servizio offerto da un'altra applicazione. A questo punto questa altra applicazione non può più essere agnostica o non sapere che sta succedendo, mentre prima gli rubavo i dati da sotto il naso e non se ne accorgeva perché qualcun altro aveva la password del DB. Adesso invece collabora allo svolgimento, collabora in modalità, diciamo così, slave, cioè eseguo un comando, una richiesta che mi hai dato. E queste sono le tecnologie, alcune delle sigle che poi appunto vedete in giro, EAI, il concetto generale di Enterprise Application Integration, che è nato da un concetto precedente, più vecchio, che si chiamava EDI, Electronic Data Integration, che partiva essenzialmente dal concetto di avere i formati di dato standard che poi venivano scambiati. Al giorno d'oggi parliamo di una delle tecniche più accreditate per fare Enterprise Application Integration, quindi come lo faccio? Lo faccio attraverso le cosiddette architetture orientate ai servizi, Service Oriented Architectures, che sono una serie di tecnologie che si basano al 90% sui web service,
che è un modo di integrare questa architettura dei servizi. Quindi, il ragionamento completo è, se voglio fare integrazione a livello applicativo, quindi application enterprise application integration, un modo è quello di impostare le applicazioni come una nuvola o una federazione di servizi. Quindi queste applicazioni fanno il loro lavoro, ma poi possono offrire servizi ad altre e richiamare servizi da altre. No? E questa filosofia di lavoro è quella del service oriented architecture, architetture orientate ai servizi. Non faccio un'architettura monolitica, ma la penso a servizi. La penso per uso interno a servizi, con dei moduli che si richiamano l'un l'altro, offrendo i servizi reciprocamente, ma a questo punto questi moduli sono pronti per essere richiamati o per collaborare, offrire i loro servizi anche ad altre componenti che siano all'esterno del mio sistema informativo. Questo, se vogliamo, appunto, un approccio progettuale, e poi la tecnologia che permette di realizzare questo è la tecnologia dei cosiddetti web service, che sono i servizi, offrire, scambiare servizi web, basato su tecnologie web, in particolare HTTP e XML. Quindi noi impareremo a fare in molto, in piccolo, questa cosa per capire che cosa vuol dire. A livello più alto non ho sigle o tecnologie, perché, come dicevo, i problemi sono molto più specifici, quindi sono più progettuali, metodologici, che non tecnologici, che non risolubili con un tool di tipo ETL o con un tool di tipo web services. Ok, io, visto il tempo, mi fermerei qua, poi continueremo domani questa analisi e cominceremo a introdurre le architetture e servizi, che sono poi il cuore, no? Se vogliamo, solo un flash, su questo argomento vedremo due cose. Uno, l'architettura dei servizi e web service, che sono come le cose funzionano quando sono progettate bene dall'inizio. E poi faremo un flash anche all'architettura di sistemi legacy, quindi ETL e cose ancora più sporche. A livello così narrativo vi racconterò un po' di tecniche che si usano per far capire come le cose, riusciamo a farle funzionare anche se non sono state pensate bene dall'inizio. Ma questo è il percorso che faremo. Per oggi va bene così. Grazie.